Per nascondere le tracce, la gomma pane è meglio dello sgrassatore. Allora, questo qui andrà qua. Così io forse riesco a lavorare, perché così non riesco a lavorare. Quindi in queste posizioni, allora qui ce n'ho uno, qui ce n'ho un altro dietro, qui ce n'è uno, qui ce n'è un altro di bottoncino, qui ce n'è un altro, qui ce n'è un altro. E qui ce n'è un altro. Poi qua ce n'è uno. Io li segno appena appena perché quello che mi serve per adesso, qua ce n'è un altro. Perché questi verranno fuori dal chiaroscuro. Devo solo fare un lavoro di precisione. Qui ce n'è un altro. Questo qui. Più o meno qui, ecco, qui ce n'è un altro così. Questa è la rete delle spine. E adesso alleggerisco, non so se si vede come girano, no? Cioè la girano sempre in maniera elicoidale. Qui, vedi che qui ce n'è un altro, e qui forse ce n'è un altro, e forse questo, sì, questo qui lo lascio comunque. Allora, adesso sto ripulendo perché poi la prima cosa che faccio sarà dare un'impostazione. Questo va tutto alleggerito perché sennò viene una schifezza sporca. Ok. Qui devo pulire questo, pulisco questo. Oh, perché devo pulire e cancellare? Io di solito quando disegno non cancello, solo che la grafite mescolata alle matite colorate, siccome ci farò un sacco, la sporca il pigmento della matita colorata. E qui, per cui mi vengono dei grigiastri che ovviamente non mi piacciono, visto che qui è tutto un gioco di. Oltretutto qui è tutto un gioco di colori saturi. Per cui questo è quanto. Nancy Giordano. Adesso potrei anche segnarmi qualche, in corrispondenza di questo, qui ce n'è un altro e qui ce n'è uno, un altro qui, uno sta, diciamo, qui ce n'è un altro in corrispondenza di questo, qua dietro ce n'è un altro, qua sotto c'è un altro punto scuro e qua ce n'è un altro.
Questi qua dietro neanche ne prendo nota perché li tirerò fuori col chiaroscuro. Oh, poi qui me l'ho dimenticato, c'è un pezzo così e un arco di questo tipo che poi evidenzio. Io praticamente con la matita ho finito, spero. Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Ah, un attimo, lo sai che dal giovedì alla domenica, dalle 9:30 di sera, mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu.